E oggi faccio lo slalom tra i mezzi motorizzati che qui possono parcheggiare insieme alle biciclette. È l'imbocco, uno dei più importanti imbocchi della città di Mantova. In pieno caos è giovedì di mercato, naturalmente. Di solito non è così, perché Corso Umberto I, elegante ingresso della città, non è più quello di una volta. Quando qui, ad esempio, ed era ancora il Settecento, ancora per l'appunto si ergeva Porta Leona. Era anche una barriera molto elegante, aveva due arcate e al loro incrocio ci stava per l'appunto un leone in marmo rosso di Verona, quindi Porta Leona. E badateci, sopra ancora vi era una balaustra con il puntualissimo ritratto di Virgilio. E questa porta non esiste più, ma allora permetteva di creare un diaframma tra la città nuova, quella appunto di Corso Pradella, del Teatro Sociale, e la città più antica. Ma come al solito, in questa città la sorte è puntualissima, non è rimasto nulla se non il leone rosso che è conservato al Museo Diocesano Francesco Gonzaga. Per secoli, ripeto secoli, Corso Umberto I era una via commerciale elegante, proprio da passeggio e da shopping. Tant'è che una delle prime cartoline pubblicitarie, una réclame, si direbbe alla francese, attempata, il signor Carlo Bustini, titolare di un negozio di calzetteria, fece appunto una pubblicità attraverso questo logo, questo brand, che è appunto quello di Porta Leona. E siamo circa 200-250 anni fa. Allora Corso Umberto I funzionava. Perché? L'origine delle vasche, dello struscio, della passeggiata del weekend, del c'era una volta naturalmente, è data dal fatto che questa via era l'imbocco alla città storica, per l'appunto si avviava con i portici. Quando una città ha i portici vuol dire che ha commercio, con il buono e con il cattivo tempo. Il portico non è altro che un'estensione del negozio, della bottega. Ma io la definisco anche crisi mercantile, quella dei negozi, che non è soltanto mantovana, ma probabilmente italiana e continentale. È una crisi di un sistema, di un apparato che è appunto, definiamolo occidentale, quello che è andato alla grande fino a ieri, quello dei consumi, della vicinanza a casa. E quindi le saracinesche abbassate sono una spia di una condizione molto più profonda e molto più lontana, remota nel tempo, e proviene sino a noi. E la città si è contratta, cioè quello che prima era la vasca, che iniziava ad esempio dal Teatro Sociale, 1822, e arrivava sul listone sino al cospetto della Cattedrale di Mantova, si è ristretta al quasi nulla, pochissimo. Vale a dire che la città, perlustrata dal turista, è vissuta dal mantovano come passatempo, come weekend, come ora d'aria, oggi va da Piazza Marconi, semmai, fino al voltone di San Pietro. Quindi rianimare questo segmento urbano, Corso Umberto I, attraverso la promozione delle vasche per le vasche, sì, è simpatico, bello, ma è estemporaneo, momentaneo. Poi finisce. Quindi bisognerebbe inventare, e qui spetta anche ai privati, una sequenza di cose, attività che siano del tutto anomale rispetto alla maglione maglione, scarpa scarpa, gioiello gioiello. E nemmeno il fin troppo alimento alimento, vale a dire le cosiddette nuove attività che vanno dalle stuzzicherie agli aperitivi e non so cos'altro si chiamano. Quindi qualcosa di basato sulla città, perché Mantova ha i suoi caratteri appunto in essa stessa, sono quelli del suo passato, della sua caratterialità urbana e da quello che propone sia artisticamente che ambientalmente, che finiscono nel piatto. Le città indubbiamente cambiano, Mantova non può essere quella degli anni 80, degli anni 90, dei primi anni 2000, perché è successo di tutto, oltre che la crisi economica imponente e ancora conseguente, vi è stato un terremoto, vi è stata una pandemia,
di tutto. Ecco che quindi la città, oltre che a rimarginare le ferite, si ridisegna, perché se ad esempio Corso Umberto I non ha più il suo ruolo e lo sta cercando, lo ha invece pigliato via degli orefici cristiani, la chiamo così storicamente, che è diventata un'altra cosa. Ecco che quindi significa che la città è viva.